tecnologia con le ultime novità su RTL 102.5. Ne parlavamo all'apertura proprio di quest'ora. Sono giorni caldissimi per chi ama questo mondo. Domani sbarca in Italia Xbox One, la console di nuovissima generazione, next gen, dicono quelli bravi di Microsoft. E con noi Silvano Colombo, che è responsabile della divisione consumer di Microsoft Italia. Silvano, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Molto attesa, sicuramente c'è fervore intorno a questo nuovo prodotto. Ci racconti un po', insomma, le caratteristiche essenziali, quelle che fanno un po' anche la differenza, no, con chi c'è già sul mercato. Abbiamo voluto mettere al centro, diciamo, il consumatore per cercare di rivoluzionare l'intrattenimento all'interno delle mura domestiche. Quindi con Xbox One abbiamo voluto racchiudere tutte le forme di intrattenimento che succedono all'interno del salotto, perciò offrire una console potentissima per i videogiocatori, con tanti titoli, un grande realismo, ma anche tanta musica, tanti film, serie televisive, l'integrazione della TV, la possibilità di fare delle video chat, quindi delle telefonate dove però ci si vede sulla televisione. Tutto questo in un modo integrato, semplice, facile e estremamente naturale. Ecco, l'entertainment familiare credo sia il vero cuore di Xbox One. Poi uno qui potrebbe stare ore a parlare di hardware potentissimo. C'è dubbio. È evidente che parliamo di qualcosa che al momento non riusciamo neanche a comprendere quanto possa essere sfruttata dagli sviluppatori per i videogiochi, eccetera. Ma in realtà il cuore, forse la scelta di Microsoft, è mettere la famiglia davanti a quell'oggetto che magari un tempo era pensato, no, per il nerd brufoloso in un'altra era. Sì, diciamo che con Xbox One noi vogliamo davvero offrire un'esperienza di gioco per i più appassionati, con le caratteristiche che dicevi, Fulvio, tu prima, di primo ordine, quindi una grandissima qualità dal punto di vista video, audio, una fluidità dell'immagine, tantissimi titoli per soddisfare tutti i generi, quindi dal calcio alla simulazione di guida per bambini, lo sport. E riuscire a far vivere l'esperienza a un videogiocatore in un modo unico grazie anche ai servizi di Xbox Live, ma in più, perché anche il più accanito videogiocatore è comunque un appassionato di intrattenimento digitale e all'interno di una famiglia ci sono più persone o all'interno di un gruppo di amici ci sono gusti e interessi diversi, noi riteniamo che sia importante riuscire a far vivere questa esperienza combinando anche tutte le altre forme di intrattenimento. Come dicevo prima, avere a disposizione la tua musica preferita, avere a disposizione la possibilità di immediatamente poter integrare la televisione o poter chiamare un amico in modo comodo seduto nel salotto di casa e con un comando vocale semplicissimo, io posso dire Xbox chiama Fulvio e immediatamente io ti vedo comodamente seduto sul tuo divano di casa e commentare con te la partita dell'Italia che stiamo vedendo. Ecco, questo è quello che noi riteniamo sia davvero vincente e innovativo, sì, per offrire un'esperienza di intrattenimento tutta in uno. Sì, a 360 gradi, esatto, ma a me piace molto il concetto del per tutti. Ma infatti, Silvano, sì, mentre tu parlavi, no, Allegrenzi, che come dire non è proprio il prototipo del videogiocatore, annuiva e dice, oh, finalmente, quindi magari potrebbero coinvolgere persino me. Beh, forse ci arrivo anch'io. Se ci riesci, Silvano, con l'Allegrenzi, guarda, poi... Hai vinto, a mani basse, tra l'altro. Vai in pensione. Giussi, in questi giorni stiamo incontrando tante persone proprio per presentare il prodotto. Certo. E mi sono reso conto che noi certe volte qui veramente sbagliamo, diamo per scontato certe cose. Ti racconto una cosa brevissima. Non abbiamo tempo, Silvano, velocissimo. Velocissimo, all'interno di Xbox One tu puoi comunicare con la tua voce e dare i comandi a Xbox One, così come quando sei all'interno della radio, della tua trasmissione radiofonica. Fantastico. Quindi sarà lo strumento più naturale per te per comunicare con tutti i tuoi amici. Meraviglioso, grazie Silvano Colombo di Microsoft. Mi sento già un po' con Siri, ecco, questo sistema dell'iPhone, chiamo tutto, faccio tutto. Cioè, hai citato Apple con il responsabile di
divisione consumer di Microsoft Italia. Io mi dimetto. Questo denota la mia totale non conoscenza e io rappresento parte della scherziamo, popolazione. Scherziamo, ma meno male che si può giocare così. Grazie. Buon divertimento a tutti e grazie.